due componenti della band dei PTSD. Sì. E adesso aspetta a voi dire che cos'è questo acronimo, perché uno penserà, dice cos'è? Tipo braccia rubate alle torture. Sì, no? Abbastanza quello. E invece è una cosa seria. No, è una cosa seria perché è una... È una malattia, no? Un disagio psichico direi dovuto a una grave situazione vissuta in precedenza. E siccome siamo tutti un po' abbastanza malati, alienati a livello mentale, abbiamo detto che abbiamo riflettuto appunto sul fatto che questo acronimo e la nostra musica doveva rappresentare un po' quello che erano i disagi quotidiani, certo, vissuti nel quotidiano, con più o meno climax, però insomma con volevamo entrare molto nell'introspettivo, ecco. E quindi avete sì, raccontare un po' di noi e raccontare un po' di quello che è la difficoltà proprio del vivere in generale. Di... Una band dunque tutta marchigiana, mi sembra di capire che siete di Grottamare. Sì, Grottamare, San Benedetto. San Benedetto e... Belluno, un chitarrista. Quindi diciamo... Una buona band, vedo che ci sono anche state delle recensioni, quindi è abbastanza positivo. Oddio, questa è un po' meno, poi qualcosa sì, ma quella non conta. Qual è? Dici. No, inizia diciamo con l'appellativo musicale, il cui significato potrebbe comprendere tutto o nulla, c'è scritto. Quindi chi è l'hai letta già. Chi è? Non so, io l'ho presa, penso, da un sito che parla appunto di me. Sì, metal. No, ma proprio perché siamo molto... È il tutto, capito? Facciamo un po' di tutto anche a livello musicale, quindi dal grunge al rock, al post rock, al metal, mischiamo tutto. Ma comunque vi hanno accostato a delle band, come dicevo prima, con i Korn, i System of Down, quindi sì, insomma, pizza e figli. C'è anche del pop in mezzo, quindi cioè, tutto in chiave però piuttosto triste. Ma come vi siete ritrovati, insomma, perché di solito, sai, queste band nascono al baretto, nel senso dice, vabbè, uno sa suonare una cosa, uno un'altra, dice, vabbè, perché non facciamo? O al bivio. Esatto, oppure alla sera, e invece no, è curioso sapere, perché magari ci sono degli aneddoti magari da raccontare su... Aneddoti specifici, no, però la passione proprio per la musica, io ho 80 anni... tipo suono, canto. Beh, di solito uno da piccolo. Poi ci si incontra e quindi poi nasce questo sodalizio che poi più delle volte diventa amicizia. Perché... Però magari dopo dice ci serve un batterista, ci serve un tastierista. Quello dopo abbiamo in base proprio alle necessità siamo diventati poi dei mercenari. Cioè sei bravo, puoi suonare. Lì l'amicizia va un po' meno, insomma, certo. Deve rendere... Allora, io ho qui l'album che in questo momento... Vorrei dire sta scalando le classifiche, però... No, però sta andando molto bene in Germania, in Inghilterra, sì, infatti ho letto Polonia, che sì, sì. L'album è titolato Essence of Decay, cioè quindi, letteralmente un senso di decadimento, di disagio, di disfacimento proprio della... Infatti, cioè, così generale. Giovani e già pensate... questa io sono giovane, che ho superato gli Anta, quindi... Io ci sto vicino, quindi... Cioè comincia una cosa che è innata oppure è nata così per scherzo, senza che nessuno magari facesse proprio un mero riferimento. Questo disco è un concept, cioè abbiamo avuto proprio diversi problemi all'interno della band, io in particolare, proprio diverse situazioni familiari gravi, e quindi il tutto ha portato poi a un certo tipo di composizione, di introspettività molto particolare, molto cupa, con dei risvolti poi alla fine anche positivi, perché è come se fosse una metafora, no? Sì, ho visto. La vita e la morte, praticamente, sì. Molto bella, che però può significare la rinascita. Certo. Sì, fra l'altro la copertina è stata fatta da un grandissimo illustratore, Colin Marx, insomma, uno molto famoso. È un lavoro. Rende proprio l'idea. L'idea proprio vedere questa metà che è in buono stato e l'altra metà invece che se n'è andata, perdonino, a puttana. Allora, io direi a questo punto di ascoltare qualcosa. Sì. Perché giustamente, come dice qui, si parla di mangiare, ma non si mangia mai. Sì. Infatti, e a questo punto andiamo ad inserire il pezzo, la track numero 6, se non erro. Che è proprio quella che dà tutto il... No, la prima, che è il singolo. Ah, la prima, okay. Cosa mia, stasera non ci sto con la testa. Eventoid. Sì, perfetto. Che è proprio il singolo. Qualcosa da dire su questo pezzo, No. Già il titolo Event Horizon è l'orizzonte degli eventi, cioè quindi si va verso la fine.
Possiamo aggiungere che ci ha aiutato Giacomo Cagnetti, che è stato qui da voi come nella regia, proprio come regista del video, quindi dobbiamo fare un ringraziamento particolare. E, insomma, è un gran bel video e una gran bella canzone. Vabbè, allora a questo punto... Manca solo di ascoltare. Esatto, l'ascoltiamo subito. Eccola che dovrebbe arrivare. No, non arriva.